Buondì, questo vlogmas inizia da qui. Quest'ultimo vlogmas di questo 2023 inizia dalla craft room, che è una stanza in cui sembra essere esplosa letteralmente una bomba. Cioè, vi faccio dare un'occhiata al volo. Cosa non c'è qua dentro? Come non è combinata male questa stanza? Questo perché negli ultimi giorni ho lavorato a macchinetta, come si suol dire dalle mie parti, senza preoccuparmi dell'ordine, senza preoccuparmi di lasciare le cose come si deve, perché altrimenti non ce l'avrei fatta a consegnare tutte le cose che dovevo consegnare, ma ce l'ho fatta e adesso mi merito un pochino di riposo, ma prima di riposarmi mi merito di mettere in ordine questa casa e di poter vivere questa giornata nel pulito. Quindi adesso io faccio ordine, poi oggi in questo vlogmas vedrete un po' di cose, vado a fare un po' di shopping. E facciamo l'ultima lezione di danza, vediamo se riesco a riprendere con le bambine. Insomma, vorrei fare un vlogmas del 24 così, con un po' di cose mie. Mi metto a fare ordine, poi andiamo ad aprire l'ultima casella del calendario e poi viviamo questa giornata insieme. Vediamo cosa c'è nell'ultima casella di questo che è stato un calendario dell'avvento tanto tanto amato da me. Per la sorpresa, per il significato e per tante cose. Andiamo alla casella 24, che vi devo dire è abbastanza pesante, quadrata, e davvero non oso immaginare cosa c'è. Boh, andiamo ad aprire subito. E vediamo che cos'è. Ah, dai! Allora, è la confezione piccola del profumo, ve la faccio vedere così, Far Away di Avon. È tanto carina quella piccola, non è la confezione iconica di Far Away, ma il profumo è lui, lo so perché l'ho già avuta questa confezione. E voi dovete sapere, forse chi c'è da tanto tempo qui potrebbe anche ricordarselo perché l'ho già detto, ma io il Far Away dell'Avon lo amo da quando andavo a scuola, alle scuole superiori. L'ho scoperto lì perché una mia amica faceva la venditrice Avon e da allora ho sempre avuto una confezione di Far Away in casa. E non lo uso sempre, soprattutto non lo userei mai d'estate, però ho tanti Far Away, ho tutte le tipologie di Far Away, ma quello classico io lo amo tantissimo, mi piace da impazzire, voglio sempre averne uno in casa perché arriva quel momento che mi gira e mi metto il Far Away. E quindi ho quasi finito quello che ho, quindi sono tanto contenta che in questa casella numero 24, nell'ultima casella di questo calendario dell'avvento, nel giorno in cui è arrivato il regalo di Babbo Natale, perché non ve l'ho detto. Ma è arrivato il regalo di Babbo Natale, sono contenta di aver trovato una cosa che mi piace davvero tanto. Sembro una pazzerella stamattina, ma non è il caso di fare pieghe, di sistemare i capelli, perché tanto oggi devo andare a scuola di danza. Quindi, non è proprio il caso. Adesso, io poco fa sono salita sulla bilancia. Ora, è vero che ieri sera c'è stata la cena di compleanno di mia mamma e forse avrei dovuto evitare stamattina, ma mi è venuto il coraggio e quando arriva il coraggio le cose quando c'è il coraggio vanno fatte. Però ho fatto molti danni, ho fatto tanti danni. Quindi dopo le feste, mo non è il caso. Adesso proprio non è il caso. Ma dopo le feste rifacciamo come abbiamo fatto 2 anni fa, il video ogni mese. Io mi rimetto seria seria e devo recuperare tutto da sola questa volta perché andare di nuovo dal nutrizionista significherebbe rinunciare allo psicologo.
perché i soldi sono quelli. Cioè, non ce la farei a fare tutti e due. E io allo psicologo per ora non riesco a rinunciare perché ne ho bisogno, perché ancora non è completato il cammino. Quindi, e poi comunque è giunto il momento che io faccia da sola. Sì. Quindi segnatevi in agenda, sul quaderno, sul calendar dello smartphone, che da dopo le feste ricominciamo con i video, la mia dieta. Mi pare che sarà il volume 12 e parleremo del fallimento. Comunque, adesso esco. Devo andare a portare delle cose a mia sorella. La craft room è pulita, è linda. Il resto della casa non tanto, ma facciamo quando farò quando ritorno. Anche perché voglio uscire ora che ancora c'è giorno, è una bella giornata, c'è il sole, vado a prendere un po' di sole che fa bene alla vitamina D. Ci vediamo dopo. Che danni che ho fatto. Allora, io sono appena rientrata a casa con un ordine abbastanza sostanzioso, ovviamente di una cosa che posso consegnare a mano, al quale non mi sono sentita di dire di no, anche se ho praticamente poco più di 24 ore per farlo. Però non mi sono. Allora, se alle persone che volevano ordinare con spedizione ho dovuto dire di no perché la spedizione poi non la comando io, quindi se so che spedisco il giovedì prima di Natale, non arrivano sicuramente per Natale le cose, quindi ho dovuto dire di no. Però a chi posso andare a consegnare a casa o può venire qua a prendersele, non me la sento di dire di no, soprattutto se è un ordine sostanzioso, perché io a gennaio chi me lo dice a me che lavoro? Quindi, essendo questo un lavoro che tu sai che c'è il periodo che lavori di più, il periodo che lavori di meno, non puoi dire di no a 200 euro di ordine, giusto? Solo che io mi volevo riposare un po'. Vabbè, mi riposerò il 26. Alla fine ce l'ho fatta, non so nemmeno io, non chiedetemi come, perché davvero, boh, sono meravigliatissima di essere riuscita a fare tantissime cose. Allora ho fatto, vi dico. Una, due, tre, quattro tazze, cinque tazze, una borraccia grande, tre borracce piccole, tutto con le grafiche da fare dall'inizio alla fine. Non so nemmeno io come ho fatto. Allora, alcune tazze le ho già consegnate, sono già venuta a prendersele, adesso ci sono tutte queste da consegnare, però ho fatto. Quindi da questo momento la craft room è ufficialmente chiusa fino al giorno di Santo Stefano compreso, cioè qui fino al giorno 27. Basta, non lavora più, non lavoro più, non ci sono per nessuno. Anche perché non mi è rimasto niente, devo ordinare subito le cose perché così dopo Natale mi posso rimettere a lavorare, ma non mi è rimasto niente. L'unica cosa, mi dispiace tantissimo, io avevo appena finito di mettere in ordine la craft room è di nuovo un caos. Vabbè. È pulita però, quindi c'è solo da mettere a posto. Ma farò dopo perché adesso devo scappare a scuola. Questa è l'ultima lezione prima di Natale. Siete sicure di essere state brave? Siete sicure di aver fatto le buone? Quindi siete sicure che Babbo Natale passa? Però adesso facciamo una cosa. Facciamo 3 secondi, non di più perché sennò non ci riuscite perché siete bimbe. Facciamo 3 secondi con la manina sul cuore. E facciamo ognuna di noi una preghierina per i bimbi che sono nei paesi dove c'è la guerra, dove non ci sono cose belle. Quindi noi che facciamo? Gli mandiamo il nostro a fè? E dai, 3 secondi, giuro, 3. 1, 2, 3. E adesso invece fate gli auguri a tutti quanti. Dite al mio 3, buon Natale, ok? 1, 2, 3.
tre. In piedi, passo, inchino, passo, inchino, mi stimo e mi incoraggio. Ci vediamo dopo Natale. E ridendo e scherzando siamo giunti alla fine di questo cammino insieme. Un'altra volta per il quarto anno consecutivo, credo? Sì, mi sembra che sia il quarto anno. Abbiamo trascorso questi 24 giorni di dicembre insieme. Io ho fatto compagnia a voi, ma voi soprattutto avete fatto compagnia a me. Mi avete accompagnato in questo mese che è stato un mese ricco di lavoro, proprio come mai era successo, quindi un mese che almeno da questo punto di vista mi ha dato molta soddisfazione. Sono molto contenta. Ma mi avete accompagnata anche in un periodo che non è stato proprio facilissimo per me. Noi ci abbiamo riso e scherzato, mi abbiamo raccontato di Francesco che non ha voluto fare l'albero, ve l'abbiamo posta come una cosa simpatica e scherzosa, ma credetemi, io e Francesco non stiamo attraversando un momento semplice, non come coppia, ma presi singolarmente, il che è ancora più tosto, perché abbiamo dei problemi, abbiamo delle cose che non ci fanno stare sereni, ma proprio per questo anche lui, per quel che ha potuto, si è prestato in questi vlogmas, si è fatto vedere, perché ci tenevamo a dare un po' di gioia e di allegria e a riceverne, perché anche noi che siamo qui, chi non lo fa come lavoro, chi lo fa come hobby, diciamo, riceve tanta gioia anche da chi, come voi, guarda dall'altra parte. È stato diverso dagli altri anni perché pochi video hanno raggiunto le 100 visualizzazioni, quindi davvero poche persone hanno guardato tutto questo lavoro, ma non importa. YouTube adesso ha deciso di fare così, di mandare i video a pochissime persone, però io avevo preso l'impegno con quelle poche persone che hanno guardato i video. All'inizio ero titubante, non sapevo se sarei riuscita a farlo, però poi alla fine mi sono detta anche una sfida con me stessa, vediamo se riesco, se sono ancora quella persona che quando si mette in testa una cosa riesce a portarla a compimento, e a quanto pare ce l'ho fatta e sono felicissima di avercela fatta, proprio perché mi sono sentita in compagnia e lo avete visto, sono stata molto tempo da sola in questo mese di dicembre, ho passato molto tempo in solitudine. A me la solitudine non dispiace, però a volte quando non si attraversano periodi felici stare da soli non è il massimo. Ci siamo fatti compagnia, domani è Natale, non tutti saremo felici e sereni, il mondo sta attraversando un momento brutto. Che cosa vi posso dire? Non so nemmeno cosa augurarvi, non so se fare un augurio per il nuovo anno, poi lo facciamo dopo, ma anche lì che cosa potrei mai dire? Vi posso solo mandare un abbraccio, se siete da soli doppio, mi posso solo mandare per l'ultima volta un grosso bacio ed una candy cane grande.